Ciao a tutti, siamo Daisy e Valentino e oggi siamo qui per parlarvi del FOAM. La sua caratteristica principale è che è termoformabile e rimane morbido. Una volta data appunto la forma che gli si vuole dare, si adatta al corpo e permette i movimenti. E lo faremo principalmente mostrando il procedimento che ho seguito per creare questo braccio di Lunara, un personaggio di Heroes of the Storm, che stavo preparando per una gara che è stata annullata e quindi porterò l'anno prossimo. Ma comunque abbiamo girato vari video del procedimento dove si vede bene come lavorare il foam e come eventualmente ricoprirlo in orblaperli, e quindi vi mostreremo questo. Innanzitutto, la parola foam comprende una grande varietà di termoplastiche che vanno addirittura dal materassino per la palestra di Decathlon a, diciamo, quelli un po' più professionali come l'Eva Foam ad alta densità, che ovviamente è quello che noi vi consigliamo di usare. Costa un po', ma lo trovate online in vari negozi. Mostra l'Eva Foam ad alta densità. Eva Foam ad alta densità. Anche di questo ce ne sono molti tipi diversi, alcuni migliori di altri. Diciamo che il criterio più logico è più è denso, meglio è, perché la superficie rimane più liscia. Si può trovare di vari spessori, vanno appunto dai 2 mm ad esempio, questo è 1 cm, ma ci sono anche fogli di foam da 2 cm. E ovviamente vengono utilizzati in base a quello che si deve fare, nel senso se dovete fare un'armatura di World of Warcraft, che generalmente sono molto spesse, hanno dettagli molto grossi, magari è meglio utilizzare appunto fogli di foam da 1 cm, 2 cm, piuttosto che il classico craft foam dei cinesi, che non è buono per tante cose. L'ho detto un po' vezzoso, ma è vero. Anche se in realtà esiste il foam da 2 mm denso, ed è questo qui, non è quello che trovate nei classici negozi dei cinesi, si deve ordinare online, ma è molto più denso e molto più pulito, che è quello che appunto ho utilizzato per alcune parti del braccio di Lunara. Ma bando alle ciance e dedichiamoci al nostro braccio di Lunara. La prima cosa da fare quando si vuole creare un'armatura di foam è ovviamente disegnare il cartamodello. Lo potete fare su cartoncino, meglio se cartoncino rigido, in modo che non vi si rovinerà quando poi andrete a riportarlo sul foam e potrete riutilizzare questo cartamodello più volte. Dopodiché ritagliate il foam utilizzando delle forbici nel caso di un foglio fino oppure un taglierino se il foam che state utilizzando è particolarmente spesso. Nel caso del braccio di Lunara si tratta di un braccio di corteccia e legno più spesso, quindi ho utilizzato quello da 2 mm per la parte di corteccia, quindi quella che andava appunto sul guanto, e un foam da 1 cm per questa parte più rigida e spessa. Una volta riportato sul foam e tagliati tutti i pezzi, si passa all'assemblaggio. In questo preciso caso avevo molti pezzi da ritagliare. L'assemblaggio è stato più semplice perché appunto si trattava di un guanto e quindi dovevo semplicemente posizionare i vari pezzettini di corteccia sulla mano. Più difficili sono state le parti lungo il braccio, in quanto quei pezzi avevano appunto una forma più irregolare, non dovevano seguire linearmente il mio braccio. Per incollare il foam consigliamo due tipi diversi di colla. In questo caso, per il braccio di Lunara abbiamo utilizzato soprattutto la colla artiglio o il bostick, che è molto utile sia per incollare il foam alla stoffa o ad altri materiali, sia per incollare il foam con se stesso. Ovviamente fate attenzione perché quando si usa questo genere di colla bisogna sempre metterla su entrambe le superfici e lasciarla asciugare per qualche minuto prima di attaccarle insieme. Una valida alternativa è il cianoacrilato, che voi conoscerete tutti come Super Attack. Questa è una colla molto rapida, molto forte. L'unico, diciamo, problema è che è abbastanza complicato ottenere degli incollaggi puliti, per cui se non siete particolarmente esperti, il consiglio è di ripiegare sull'artiglio il bostick. Ok, parliamo di come si dettaglia il foam. Ovviamente dipende dal lavoro che dovete fare, quindi se è un'armatura di Warcraft come ad esempio questa, Grazie. ovviamente
In questo caso, ad esempio, sono state utilizzate delle sferette, vari livelli di foam di vario spessore per dargli profondità e appunto fare i dettagli, e quindi questo è un metodo, appunto dipende dal personaggio che state facendo. Nel mio caso, essendo corteccia, dovevo simulare il legno, quindi ho ritenuto appropriato utilizzare il pirografo, che è questo strumento qua, per chi non lo conoscesse, per incidere le venature del legno. Ricordatevi di far riscaldare la punta a sufficienza, quindi lasciatelo attaccato alla corrente per qualche minuto e di tanto in tanto spegnetelo, fatelo freddare e pulite la punta, perché il foam tende a squagliarsi e dopo un po' vi farà dei pallini, dei difetti che in realtà poi sono molto brutti e si notano sul pezzo. Se non avete un pirografo o volete utilizzare uno strumento alternativo, potete sempre utilizzare il vostro gatto, che sarà sempre pronto a rovinare le vostre armature di foam. Per quanto riguarda la parte superiore, quindi già detto, l'ho fatta con un foam di 1 cm, il primo consiglio che posso dare di usare il Dremel. Il Dremel è la vita quando lavorate col foam, perché è necessario smussare e dare una forma pulita agli angoli. Quindi una volta smussati gli angoli e dato la forma ai pezzi di foam che dovete fare, si passa alla termoformatura. Si usa il foam termico, che in questo caso è anche utile per chiudere le celle del foam. Che cosa significa? Significa che il foam, nel momento in cui voi utilizzate il Dremel, magari anche un po' di carta vetrata per aiutare a pulire, tende a rovinarsi un po'. Quindi se voi passate anche solo un pochino di foam su quelle superfici, riprende la sua pulizia originaria. A questo punto, una volta incollato tutto il nostro pezzo di armatura, bisogna decidere come rifinire il foam. Ci sono molte possibilità. La più comune e più semplice è quella di utilizzare un primer elastico. Nel nostro caso prediligiamo il Full Dip. Altre marche come il Plastidip o il FlexiPaint. No, il FlexiPaint è... Ok, altre marche possono comunque andare bene. Un'altra possibilità è quella di rivestire il foam con un'altra termoplastica. La più popolare è senz'altro il Warbler, che noi in realtà vi sconsigliamo caldamente, perché il Warbler è un materiale troppo poroso, troppo irregolare, e l'effetto che vi darà alla fine non è un granché. Le due migliori, a nostro avviso, sono il Warbler Perli, che è questo qui. Si tratta di un Warbler più liscio e soprattutto facile da scartavetrare e da stuccare, quindi decisamente superiore agli altri. Oppure, ancora meglio, è il Tibra. Il Tibra è questo qua, lo vedete, è molto liscio. Il difetto del Tibra è che, a differenza del Warbler, non ha un collante su uno dei due lati, il che significa che per farlo aderire al foam avrete qualche difficoltà. Però a livello di superficie è decisamente il migliore. Io ad esempio ho utilizzato il Tibra soprattutto per armature molto dettagliate e molto lisce, come ad esempio la mia di Symmetra. Vi faccio vedere il pezzo più da vicino. Eccolo qua, come vedete appunto il Tibra riesce a prendere tutte queste forme, si scalda molto facilmente e rimane molto liscio. Si deve lavorare con l'acqua, ma è comunque una buonissima alternativa per questo genere di armature. Per il braccio di Lunare invece, essendo che doveva sembrare legno, non aveva senso utilizzare il Tibra in quanto troppo pulito, e per questo ho scelto appunto di utilizzare il Perli Warbler, che già di per sé ha una superficie sì pulita ma leggermente ruvida, e comunque ho dovuto dettagliarlo ancora di più per appunto fare tutte le venature del legno e farlo sembrare ancora più rovinato. Come si attacca il Perli Warbler sul foam o qualsiasi tipo di Warbler esso sia? Ci sono varie fazioni. Personalmente io preferisco riscaldare leggermente col foam termico nella parte della colla, e poi giro il foglio e lo poggio sul pezzo di foam che devo ricoprire con il Warbler. Dopodiché procedo a riscaldare direttamente il pezzo di Warbler sul foam, in modo da fargli prendere tutti i dettagli, in questo caso appunto quelli del pirografo, ma possono essere appunto dei rialzi di foam, delle sfere, qualsiasi cosa. Personalmente preferisco cercare di dare delle superfici diverse anche utilizzando lo stesso materiale, quindi ad esempio per la parte dorata al centro del braccio, che doveva essere di pietra, ho preferito stuccare leggermente sulla parte centrale per renderlo più liscio rispetto al legno e dare quindi quell'effetto, diciamo, di materiale diverso.
Come si stucca il Warbler? Noi utilizziamo uno stucco elastico bicomponente. Perché uno stucco elastico? Perché il Warbler è un materiale che anche una volta raffreddato rimane comunque flessibile. Questo causerebbe delle crepe in qualsiasi altro tipo di stucco. Per cui stucco elastico bicomponente, un velo, non di più, abbastanza per andare a riempire i pori del materiale, ed è per questo che noi di solito utilizziamo il Perry Warbler, perché il Perry Warbler ne ha molti meno e soprattutto non si riempie di quelli che noi chiamiamo pelucchi quando uno ci passa con la carta vetrata. Provate per credere sul Warbler Black o quello classico. Una volta applicato lo stucco, l'ho lasciato asciugare e lo scartavetrate. Scartavetratelo con delle grane fini di carta vetrata, non superiori alla 180. Meglio se si va già dall'inizio con una 220 e poi a seguire giù fino alla 800 o addirittura alla 1000, a seconda della pulizia che volete ottenere. Tenete presente che con due o tre passate di stucco e successivo carteggio si può arrivare a un livello di pulizia degno di una carrozzeria di una macchina. Ad esempio qui, vabbè, lo vedete tutto bello crepato per la vernice, ma in realtà la superficie è molto liscia. Questa è la mia armatura di Kenan di Star Wars Rebels. Questo è Warbler Perry stuccato 3 o 4 volte. Passiamo alla colorazione, ma prima della colorazione parliamo di fondi. Allora, per quanto riguarda il Warbler, io sconsiglio assolutamente di utilizzare full dip, plastic dip, questo genere qui, perché inevitabilmente vi viene via, perché sono appunto delle vernici che sono fatte per essere tolte fondamentalmente e quindi non attaccano sulle superfici più lisce, hanno bisogno di una base molto porosa, e per questo io ho utilizzato sulla parte, diciamo, della corteccia del braccio, dove ho utilizzato il foam puro, il full dip, mentre su questa parte qui del Perry Warbler ho utilizzato una vernice all'acqua. Per quanto riguarda la colorazione vera e propria, bisognerà fare una scelta, ovvero quella tra tre alternative. Quella più semplice per chi è alle prime armi è sicuramente l'acrilico a pennello. Si lavora con il pennello asciutto e un po' tamponando si va a dare tutte le sfumature necessarie al pezzo. Un'altra alternativa è lo spray, quindi le bombolette, quelle dei cinesi per intenderci, o quelle un po' più costose che potete comprare in negozi come le Leroy Merlin, che però ovviamente vi daranno un livello di precisione non particolarmente accurato. L'ideale per chi ne ha uno o vuole investire in questo strumento sarebbe la colorazione ad aerografo, perché la colorazione ad aerografo, oltre a darvi una superficie particolarmente pulita, vi permette di andare a lavorare con grande precisione nei singoli dettagli, a dare delle sfumature che né le bombolette spray né il pennello asciutto vi permettono di raggiungere. Personalmente preferisco l'aerografo, quindi quello che ho fatto è, dopo aver dato appunto una base nera a tutto, quindi con lo spray all'acqua e con il full dip, sono andata piano piano a creare le sfumature di marrone su tutto il braccio e piano piano a dare chiaroscuro, i vari punti di luce, e a enfatizzare il weathering, a distinguere appunto la colorazione tra la corteccia e il legno. Finita la colorazione, resta solo un'ultima cosa da fare: proteggere il colore che voi avete applicato con tanta fatica con un protettivo. Di nuovo, per i due materiali che abbiamo trattato oggi, questo implica due prodotti diversi. Per le superfici rigide come il Warbler è indicato utilizzare un protettivo all'acqua o acrilico, comunque uno spray di quelli che comprate da Leroy Merlin. Se ne trovano un'infinità di marche diverse. Per quanto riguarda il foam, diciamo puro, bisogna procurarsi un protettivo elastico, quindi di nuovo il full dip o qualsiasi altra marca analoga in colorazione trasparente. Esiste, è semplicissimo da dare e vi permetterà di, non dico calpestare la vostra armatura, ma sicuramente di renderla resistente agli urti che qualsiasi cosplayer subisce in fiera. Speriamo che questo tutorial vi sia stato utile. Ci sarebbero un sacco di altre informazioni da dire nel dettaglio, purtroppo ci dilungheremo per ore, ma comunque se avete domande potete sempre contattarci sui nostri canali social e saremo felici di rispondervi. Ci teniamo a ringraziare Romix per questa iniziativa e per averci dato l'opportunità di parteciparvi. Mi raccomando, approfittate della quarantena per sperimentare e per migliorare le vostre tecniche.
in bocca al lupo con i vostri prossimi lavori e ci vediamo a Romix.